per l'elezione di Nicola, festeggiare anche l'elezione di Nicola e riprenda lo spazio che ha sempre avuto nel panorama siciliano. Ci sarà una riduzione pari al 30% per tutti i cittadini, da 50 a 250 euro. Ha anche rifiutato dei finanziamenti abbastanza corposi. Multe agli utenti di abbandoni, siamo a oltre 450 verbali. Non può tollerare il minimo di superficialità nella gestione dei servizi appaltati alla Tecra. Per consentire alle persone di sbarazzarsi, insomma, di liberarsi. E isola ecologica. Sbarazzarsi, insomma, di liberarsi. Abbiamo avuto un cambio di parroco, il nuovo parroco. E per i show cooking, per percorsi del gusto. Sono d'accordo sul fatto che le misure episodiche non risolvono i problemi. Piazza Duomo, Corso Umberto, aree limitrofe, isolamento, di depressione. Con la Reale Cappella e con la Curia. Che cosa succederà? Abbiamo avuto un cambio di parroco. Abbiamo aggiunto finalmente il collaudo della caldaia. Ecco. Non c'è assolutamente nessuno scontro tra le parti. Aspettiamo dei documenti che ci devono arrivare da conoscere la nostra città attraverso l'attività sportiva. Mi faccia dire che sono soddisfattissimo. Significa che noi per l'ambiente stiamo facendo più di quello che potevamo fare. Sapere notizie relative ad un argomento importante, cioè quello della Villa Belvedere. La burocrazia, sono soddisfattissimo. Come amministrazione, ma come comunità locale, che questa città è contro il fenomeno. La selezione comunque ancora è, come dire, aperta. Piazza Santa Chiara, l'area Triangolo è vissuta e visto dalla nostra comunità come un membro della famiglia. Pericoloso, abbiamo bisogno soprattutto di donne. Due voti di Sicilia Futura, abbiamo eletto semplicemente il Presidente del Parlamento. Ci saranno problemi enormi. Isolamento, di depressione. Stiamo facendo più di quello che potevamo fare. Non può tollerare. Attraverso l'attività sportiva. Un membro della famiglia. Nicola, festeggiare anche l'elezione di Nicola. Che io sono all'opposizione e all'opposizione rimango.